Forno di Ciro. Forno di Ciro, che cos'è? È il forno storico di Fabbrica di Roma, è una bellissima realtà che è una bellissima storia da raccontare, e lo farà Emanuele Paesani, ovviamente il nipote di Ciro, del forno di Ciro. Ciao Emanuele. Buonasera. Emanuele, forno di Ciro, mi avevi detto fuori onda che Ciro era tuo nonno, dico bene? Sì. E quindi c'è una storia decennale, anzi quasi fra poco, fra 30 anni, quasi secolare, del forno di Ciro. Sì, sì. Che storia, che storia è? È una storia che parte già dagli anni 40, da quando Ciro... Dagli anni 40 addirittura. Sì, perché da quando Ciro viene a fabbrica... Ciro immagino da Napoli. Da Napoli. Viene a fabbrica di Roma, e che cosa succede? Viene a fabbrica di Roma a fare il pane e il cibo per i soldati. Cucinava per i soldati italiani a fabbrica di Roma. Dopodiché si è svolta una serie di vicende. Chiaro. Quando sono arrivati i tedeschi, poi, certo, poi gli americani. Lui è tornato a Napoli e poi quando è ritornato ha trovato mia nonna. Ah, ecco, e da lì l'idillio. E lì si è integrato molto bene a fabbrica di Roma, dove ha aperto proprio un forno. Che è il forno di Ciro, per l'appunto. Chiamato proprio forno di Ciro. Forno di Ciro. Poi che cosa è successo? Essendo tu della terza generazione, passiamo alla seconda generazione. E l'ha portata avanti mia madre, visto tua che... madre. Quindi tu hai ripreso dalla parte materna. Perché di solito sì, i lavori, non si sa perché, vengono trasmessi, anzi forse sarà una questione sociale probabilmente, vengono ereditati da padre in figlio, e invece qui da madre. Da madre in figlio. Quindi anche se è un lavoro molto difficile e complicato. Certamente, assolutamente. Il quello del fornaio, io mio nonno era un fornaio ed effettivamente è un lavoro complicato, un lavoro by night, perché comunque ci si sveglia talmente presto che è ancora notte, molto spesso alle 4, alle 4 e mezza, anche alle 2. Anche alle 2 dipende poi di quando si apre. Quando lo aprite il forno? Dalle 2 a... Dalle 2 di notte? Dipende dalle giornate. Diciamo tra le 2 e le 3 di notte lo sì, apri. Apriamo. Più o meno. Quindi tu vai a dormire presto la sera. Sì, sì. Noi ancora panifichiamo metodi antichi. Con i metodi antichi. Il fatto dei metodi antichi tornerà ovviamente fra un po'. Ma arriviamo adesso a Emanuele Paesani. Tua madre quindi ha lasciato in mano il forno a te. Sì, sì. Si chiamava in un'altra maniera, no? Quando sì, c'era tua madre. Forno centro storico, perché stava al centro storico, sì, sì, sì. Di fabbrica di Roma. Quindi tu hai ereditato il forno, e come ha trasformato il forno Emanuele Paesani? O meglio, ognuno dà il suo tocco, immagino. Sì, sì, sì. Noi abbiamo tralasciato il pane comune che facciamo sempre da anni. Sì. E io riscoprendo farine grezze che non si utilizzavano più, tipo la tipo 1, tipo 2 o il macinato a pietra, attraverso delle ricerche sono riuscito a avere, quelle ricette originali. Sì, 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 ho fatto fermentare un lievito madre, tutto mio, che attualmente giorno per giorno porto avanti. Sì, c'è tutta una ricerca anche storica in questo senso, gastronomica, sì, sì, sì. E storica, per ricercare le farine, i sì, grani di una volta. Si sta tornando indietro. Anche in tutta la nazione praticamente vanno a cercare proprio culture di grano antico che portano avanti dal sud al nord. Culture di grano antico, c'è veramente tutta una, sì, un sì, mondo sì. Su questo, sì, sì. Non è, non sei l'unico che lo sta riscoprendo dalle varie interviste, no. Ma effettivamente sta andando molto, e io immagino anche la domanda, cioè sì. I prodotti finali effettivamente sono anche più apprezzati. Sono più apprezzati, durano di più, molto più gustosi, croccanti. Bene, quindi insomma dovremmo, quando dovremmo scegliere magari tra il pane lievitato o che ha una farina chiaramente un po' più comune, quello certo. Di un grano antico fatto in una lievitazione particolare, lunga lievitazione, sì. Sì, lunga lievitazione per l'appunto, ci consigli caldamente la seconda, dico bene? Sì. Molto sì, sì. Caldamente. Dalla grande distribuzione al vero artigiano che lavora 24 ore su 24, non ne lavora né 8 né 10, l'artigiano ne lavora vero, 24 ore su 24, anche quando dorme lavora, anche per quando certi dorme. Perché quando dorme si sogna sì, su sì. Come lavorare poi il giorno dopo al meglio possibile. Bene, abbiamo parlato del pane, ma essendo un forno chiaramente i prodotti sono davvero tanti. Sì, 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 si parte dalla biscotteria ai dolci tradizionali secchi, che noi produciamo con nocciola locale. È vero, perché la nocciola insomma è una produzione della provincia sì, sì, di Viterbo molto della importante Tuscia. Della abbiamo Tuscia per l'appunto, ed è di grande qualità, apprezzata in tutta Italia. Altissima, altissima. Assolutamente. Noi usiamo la gentile, che è molto più gustosa, è più piccola però è molto più gustosa della
delle altre tipi di nocciole. Ho capito, quindi c'è anche la differenza, insomma, dei tipi di nocciola che utilizzate in questo senso. E l'artigiano è anche quello, scegliere le materie prime. È scegliere materie prime e collaborare con gli altri artigiani, perché chiaramente ho notato che questa è una grandissima realtà che si sta formando poi nella provincia di Viterbo, alla Tuscia, che effettivamente la collaborazione tra le varie imprese, aziende agricole, artigiani per l'appunto, che ognuno fa il proprio prodotto, ma insieme commissionano prodotti come possono essere tra le marmellate, i dolci, che provengono da varie realtà che poi sono lavorati in una maniera particolare, artigianale per l'appunto. Questa era una piccola digressione, ma per l'appunto in realtà c'entra col forno di Ciro. Perché? Perché effettivamente anche il forno è un collegamento tra le varie imprese locali in questo senso. Sì, perché devi trovare sempre il fornitore giusto. Il fornitore giusto. I fornitori in questo fornitori caso. Fornitori e altri artigiani, sempre. Certo, assolutamente. La collaborazione per mandare avanti il tutto. Per dare un prodotto ottimo, proprio. Assolutamente. Abbiamo detto, insomma, anche dei dolci, cioè tutto quello che riguarda il mondo del pane, ma se io adesso ci sono anche prodotti senza glutine o di questo genere, voi fate anche questo? Sì, sì, produciamo su ordinazione, perché la richiesta, visto essendo un paese piccolo, certamente è minore rispetto a una grande città. Minore, allora cerchiamo di tenerci un po' su richiesta. Certo, li facciamo. Ecco, quindi anche per chi magari volesse prodotti senza glutine o particolari in questo senso, il forno di Ciro può fornirvi tutto quello che serve, senza comunque dimenticare la solita qualità, perché abbiamo detto che comunque Emanuele Paesani fa tutta una ricerca sulle ricette, cercando di portare quelle ricette sia originali ma sia sulla farina, sui cereali di una volta. E lui, quindi ricerche, studi. Studi, chiaramente. L'artigiano è una persona che in realtà studia molto, si deve sempre tenere aggiornata, nonostante abbia questa fortuna di avere sotto di sé una base di tradizione molto forte. Sì, sì, sì. Detto questo, dimmi, Emanuele, dimmi. Io avevo fatto anche l'alberghiero. Ah, hai fatto anche l'alberghiero, quindi cercavo, insomma, di andare in cucina, invece sono andato a finire. Va benissimo, certo. Ma anche perché comunque, avendo studiato in però questo senso, hai quello anche mi è servito più per la professione. Certo, però, perché ti ha dato sì, assolutamente etica professionale, ti ha dato anche una base comunque accademica solida. Quella quella è stata molto importante, proprio lavoro di bottega e esperienza accademica sono due cose che rendono poi i prodotti dell'artigiano di qualità in questo senso. Diamo qualche riferimento per tutti quelli che dovranno passare a Fabbrica di Roma. Andate chiaramente, se volete del buon pane, dei buoni dolci, insomma, dal forno di Ciro. Forno di Ciro che si trova, ricordo, al centro storico di Fabbrica di Roma, a via Alberto Cencelli 2224. Vi do anche altri riferimenti, potete andare su Facebook anche per vedere i prodotti che sfona Emanuele ogni giorno, anzi potremmo dire fra un po' quasi ogni notte, del panificio Forno di Ciro. Forno di Ciro è una pagina Facebook, mettete mi piace, mi raccomando, ma potete contattarlo anche sull'email paesaniemanuel@hotmail.it o ai seguenti numeri di telefono: 0761090883, ve lo dico ancora, 0761090883, oppure al numero di cellulare 331 43 67 392. Ripeto, 331 43 67 392. Emanuele, adesso che sei qua, io ci spero che, insomma, tu tornerai in radio anche il giorno fra due giorni, tre giorni, per carità, ma adesso che tu sei qua ne puoi approfittare. Salutiamo qualcuno oppure mandiamo un messaggio, come vuoi tu. Venitemi a trovare a Fabbrica di Roma per provare i sapori di una volta. Perfetto, i sapori di una volta, i sapori ricercati di Emanuele Paesani. Emanuele, è stato un grande piacere poterti intervistare, aver appreso della tua piccola ma grande realtà, e anche una grande realtà comunque di Fabbrica di Roma, mi ha fatto molto piacere. Ti saluto a nome mio e dello staff. Buonasera. Del By Night. Grazie a voi.